La cosa migliore che posso fare per lei adesso è sperare che abbia un bel funerale. Prima di andare verso la macchina, controllo di non essermi sporcato di sangue. Poche macchioline mi sono schizzate addosso, ma è quasi impossibile vederle sulla tuta scura. Guido direttamente fino all'albergo. Faccio un rapido giro di controllo per assicurarmi che non ci siano sbirri in giro, poi vado alla mia stanza. Una volta al sicuro, all'interno, pulisco la vera arma del delitto, poi la rimetto nella busta di plastica. L'ideale sarebbe rimetterla dove l'ho trovata, ma questo non è il mondo ideale. La butterò da qualche parte. Mi tolgo la fasciatura dal testicolo, sapendo che dovrò sostituirla presto. Prima mi siedo sul bordo del letto ed esamino i miei genitali allo specchio. Mi aspetto di vedere questa cosa infetta e annerita che probabilmente mi condurrà all'ospedale o all'obitorio. Ma quello che vedo è pelle rugosa coperta di sangue rappreso e borotalco. E mentre la tampono con un angolo dell'asciugamano inumidito, noto che il lavoro di Melissa è stato efficace. L'area si è infiammata a forza di grattarla e guardando così da vicino, mi accorgo del perché mi desse fastidio. I punti andavano tolti da un po'. Non voglio che Melissa mi faccia di nuovo visita per aiutarmi. Così vado in bagno e prendo le forbici e le pinzette che ho intravisto la sera scorsa quando ho usato il borotalco. Seduto su un asciugamano steso sul letto, con grande cautela, uso le pinzette per tirare il nylon, poi lo taglio con le forbici. Istantaneamente il pube, la base dello stomaco e la parte superiore delle cosce inizia a farmi male, ma il dolore è tollerabile. Ogni filo di nylon vibra attraverso il mio corpo mentre lo sfilo dalla pelle. Mi chiedo se questa procedura non sarebbe più facile se fossi ubriaco, ma decido di no, non ai prezzi che propone l'albergo. Il mio scroto inizia a sanguinare, ma solo leggermente. Do una pulita e faccio una lunga doccia.